One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 4 novembre, si festeggia un anniversario importante per la storia della televisione italiana. La nascita del secondo canale Rai. La Rai, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Il 4 novembre del 1961, una giovanissima, ma già molto famosa Mina, annuncia agli spettatori del programma Studio 1 la nascita del secondo canale Rai. Inaugura le trasmissioni uno sceneggiato ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. La scelta non è casuale perché il 4 novembre è l'anniversario della fine della Grande Guerra. Il secondo canale si rivolge a un pubblico più giovane rispetto a quello della rete principale, che in quegli anni si chiama Programma Nazionale. Da subito si caratterizza come laboratorio dove scoprire nuovi talenti e sperimentare idee innovative. È proprio sul secondo canale che debutta Renzo Arbore, nel 1969, con il programma Speciale per voi. E ho un po' di imbarazzo, un mio imbarazzo personale, nel presentarvi Raffaella Carrà. I musicisti più famosi dell'epoca si confrontano con un pubblico di giovani che non risparmia loro critiche anche feroci. Dal 1965 al 1982 sul secondo canale va in onda Giochi senza frontiere, che diventa un appuntamento imperdibile per moltissimi italiani. Attention! Nel 1970 la rete lancia un programma destinato a diventare un successo senza precedenti. Rischia tutto, condotto da Mike Bongiorno. Grazie, buonasera a tutti amici ascoltatori. Benvenuti a un'altra puntata del Rischia Tutto. Fra le tante innovazioni introdotte, la più importante è la presenza della prima valletta parlante della televisione italiana, Sabina Ciuffini. Il secondo canale, che nel frattempo è diventato Rete 2, ospita anche programmi che rivoluzionano la TV dei ragazzi, come Super Gulp e i cartoni animati giapponesi. Goldrake e Capitan Harlock su tutti. La seconda rete è anche il canale di un programma unico nella storia della televisione, Portobello, condotto da Enzo Tortora. Dagli studi di Milano trasmettiamo ora Portobello. Con il pappagallo che non parla mai, il mercatino e l'indimenticabile sigla di Lino Patruno. Portobello! Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.